morì impiccato, però si incrocia sempre con i francesi e con un grande scrittore francese, perché il comandante che catturò Fra Diavolo era Hugo, cioè il padre di Victor Hugo, di cui ci racconta le gesta un altro grande francese che è Alexandre Dumas, in 100 anni di brigantaggio nel meridione d'Italia. È da prendere con le molle. È da prendere con le molle, però lui ci racconta la vicenda.